dalle 10 alle 12. Eccoci rientrati in studio, Radio Yes, la radio della città di Roma, e diamo subito il benvenuto a Maurizio Gallo, giornalista del Tempo, che per il suo giornale ha seguito la terza edizione del No Usura Day. Buongiorno e benvenuto a Radio Yes. Buongiorno. Buongiorno. Anche quest'anno un quadro abbastanza inquietante dei danni e della tragedia che rappresenta l'usura nella nostra città. Mi pare che ci sono dati che al di là di quello che rappresentano sono veramente un'autentica piaga, e Roma che è un po' storicamente la culla dell'usura conferma il suo ruolo di leader in questo terribile campionato dello strozzinaggio. Sì, purtroppo Roma ha un record che è abbastanza dura da molto tempo, diciamo, è una tradizione, è una brutta tradizione quella di Roma, di avere una forma di usura molto diffuse. Quello che è cambiato però, al di là del fatto che ovviamente in questo periodo, come in tutti i periodi di crisi, tradizionalmente succede che gli usurai vanno all'assalto delle loro vittime, perché le vittime stesse hanno bisogno di liquidità, certo. Anche in questo periodo di crisi, questo calcola che è successo dal 2008, in realtà l'aumento c'è dopo il crack delle banche speculative nordamericane, perché anche quello dopo un po' si riflette anche sull'economia familiare o delle piccole imprese, che sono quelle che poi diventano più facilmente vittime dell'usura. Ecco, il dato è che quasi il 35% delle attività economiche attive nella regione è sotto il giogo dell'usura. Sì, sono addirittura 28.000 commercianti, più o meno, secondo i dati di SOS Impresa. Anche qui nella raccolta dei dati ci sono delle differenze, perché ci sono degli sportelli che raccolgono denunce e segnalazioni e non sono gestiti, non sono coordinati in un'unica, con un unico cervello, diciamo, per cui ognuno ha i suoi dati. Quello che è successo soprattutto negli ultimi anni è quello, il cambiamento della forma di usura. Una volta appunto Roma era tradizionalmente una città in cui l'usura era molto sviluppata, ma era l'usura di quartiere, c'era l'usuraio, usuraio di quartiere che prestava i soldi alle persone che avevano bisogno. Adesso è un'azienda l'usura, e l'associazione, la dimensione associativa dell'usura, che risulta da, per esempio, da un rapporto che ha fatto la Regione Lazio sull'andamento della criminalità, con dati del 2006-2011, risulta che questa usura è gestita da organizzazioni criminali molto sviluppate, che vanno alla ricerca di commercianti e piccoli imprenditori e artigiani in difficoltà economiche, per poi proporsi come rimedio per soddisfare il loro bisogno di soldi e acquisire alla fine non soltanto gli interessi, ma acquisire l'azienda stessa. E questo è un fenomeno diverso da quello che c'era 100 anni fa. E poi un altro effetto, un altro reato legato all'usura oggi tantissimo, è il riciclaggio di denaro, perché se ci pensate l'usura può servire per riciclare il denaro. Quel denaro che l'usuraio presta può essere denaro sporco che poi viene reimmesso dall'usurato nel circuito legale. Si dice e si è detto in questa giornata di lavoro che c'è purtroppo per le vittime dell'usura scarsa fiducia nelle istituzioni, tant'è che addirittura sono diminuite le richieste di aiuto da parte delle vittime dell'usura. È così? Beh, come ti dicevo, appunto ci sono delle differenze nei dati. Nell'articolo ho usato sia i dati che erano stati forniti nel corso dell'incontro, sia ho fatto una chiacchierata con il delegato del sindaco Alemanno alle politiche anti-racket e usura, che è un avvocato, Luigi Ciatti, che gestisce da anni una struttura che si chiama ambulatorio anti-usura. Lui sostiene il contrario: ai suoi sportelli, i suoi 7 sportelli su Roma, gli dicono che invece le denunce sono aumentate, proprio perché appunto non c'è un coordinamento unico. Ma al di là della
del fatto che siano aumentate o non sono aumentate, il risultato è lo stesso, cioè comunque c'è una viene registrato un aumento del fenomeno. Ecco, e che attività di contrasto c'è e che risultati ha dato questa lotta all'usura, che poi ricordo raggiunge anche interessi che superano il 1500% annuo? Stiamo parlando di cifre incredibili. Sì, cifre spaventose, ma anche quando, insomma, ecco, quando gli erano il 10% mensile già, esatto, ovviamente mettono in difficoltà, non si riesce a restituire, ma al di là del fatto che poi in tutto questo una parte la giocano anche le banche, perché ovviamente la banca è in genere il primo soggetto a cui la persona in difficoltà si rivolge. Se avesse un'assistenza da parte della, esatto, banca di un certo tipo, probabilmente non andrebbe dall'usuraio. Quella è un'altra, ecco, mi piace sottolineare questo problema, perché ormai si lavora nelle banche per protocolli, Lisbona 2, tutte queste cose sicuramente importanti, però si è perso ormai il contatto con il cliente e le persone in difficoltà, addirittura è successo, spesso vengono indirizzate dalle banche verso situazioni di questo tipo, il che è un fatto ancora più tragico. Certo, no, questo è quasi il colmo in un certo senso, no? Per cui, nel corso dell'incontro che si è svolto a Roma l'altro giorno c'erano delle proposte, innanzitutto aiutare queste persone aumentando la velocità del soccorso, perché invece gli aiuti sono molto lenti, e poi anche per esempio di fatto è un reato depenalizzato, per cui l'usuraio che non commette altri reati, cioè quindi la tentata la estorsione violenza, per esempio, questo, sì, in genere la tentata estorsione, perché ti minaccia. Beh, ci sono stati, come tutti sanno, sono anche del genere metropolitano, le donne violentate o comunque che sono state costrette a dare prestazioni sessuali all'usuraio per ripagare. No, ma situazioni durissime da film, come spesso accade, poi appunto vengono raccontate e sono cose di una durezza veramente raccapricciante. Infatti, appunto, proponevano per esempio di dare questi aiuti economici che arrivano circa dopo 3 anni prima, per esempio, lo Stato potrebbe pagare le spese processuali degli usurati e bloccare per esempio le esecuzioni immobiliari, perché questa gente, anche se fa la denuncia, mentre attende che tutta la burocrazia si muova, gli pigliano casa, la macchina, per cui diventano cattivi pagatori, per cui vengono protestati. Si trovano quindi tra l'incudine e il martello, da un lato uno Stato che è sordo e dall'altro l'usuraio che li minaccia, a volte arriva anche appunto a violenze fisiche, a pestaggi o a violenze sessuali se ci sono, ecco, se c'è la possibilità. Cosa possiamo consigliare alle persone che sono vittime, oltre alla denuncia, in questi casi come è giusto comportarsi? Beh, a parte il fatto che è ovvio che il primo consiglio è non rivolgersi agli usurai, quello è scontato. Beh, purtroppo c'è poco da fare, ci sono delle normative che devono essere cambiate, perché sennò è difficile ancora riuscirsi a muovere. C'è più sensibilità, devo dire, negli ultimi anni, cosa che non c'era prima. Però resta la denuncia, resta la via maestra, perché comunque bisogna portare alla luce quello che sta succedendo. Comunque è un reato, anche se è non depenalizzato nel codice, ma di fatto, perché prevede pochissimo. Scusami, Maurizio, si è parlato di questo proliferare in città, ma non solo a Roma, di questo comporo oro, questi piccoli negozi che dietro questa facciata del compro oro e adesso anche argento nascondono spesso attività illecite di questo tipo, comunque muovono denaro che si dice di dubbia provenienza.
Beh, non in particolare perché non era incentrato su questo incontro, però abbiamo scritto anche sul Tempo e su tutti i giornali ovviamente è uscita un'operazione, mi ricordo se Polizia o Carabinieri, in cui o Guardia di Finanza, in cui erano stati denunciati e chiusi diversi esercizi di compro-oro, e c'era un'indagine sulle truffe che sulla possibilità di riciclaggio del denaro che questi compro-oro fanno, perché come tutti se ne sono accorti ne sono spuntati impressionante molti. Sì, impressionante, ma anche questo fa sempre parte del discorso della crisi economica. Se io non ho soldi ma ho degli oggetti preziosi li vado a impegnare a compro-oro, ecco, a vendere. Scusami un attimo, noi ne parliamo in radio, se ne parla diffusamente quando capita di intrattenersi su questi argomenti, ecco, e quindi do per scontato che è di pubblico dominio queste argomentazioni. Ma la polizia, le forze dell'ordine, che fanno per verificare questi luoghi? Se ne parla in giro? Perché sì, se ne parla, non so adesso che cosa, perché la polizia ovviamente si muove, non fa controlli preventivi di questo genere, in genere di solito si muove in base a una segnalazione di reato, una notizia di reato, quindi si muove autonomamente o su coordinata dalla magistratura, però deve avere il sentore che c'è qualcosa che non va, perché se no questi sono degli esercizi ispezione, queste cose qua non si possono fare, insomma, ci vuole una, come dire, un qualcuno che accende una lucetta su queste attività. In genere sì, non credo che sia fatto ci sia un'attività a tappeto, a parte penso che sarebbe compito della polizia amministrativa dei vigili urbani fare un controllo di questo genere, anche per licenze eccetera eccetera, però non penso che ci sia un'attività a tappeto preventiva di questo genere, c'è più un'attività che giunge dopo, quindi sulla base di reati commessi allora ci sono indagini e poi si arriva, come l'operazione dell'altro giorno, che erano stati chiusi diversi di questi esercizi, specialmente a Roma. Comunque, morale della favola, denunciate ovviamente se potete, non andate, non ricorrete mai a questi espedienti per superare criticità del momento, e comunque denunciate quando il gioco si fa insopportabile, perché è l'unico modo per far emergere queste situazioni che veramente rovinano la vita di intere famiglie. Certo, la cura è peggio della malattia, la presunta cura è peggio della malattia, quindi. Esatto. Grazie Maurizio. Prego, grazie a voi. Maurizio Gallo, del Tempo.